sistema di pensiero con la FIBE per essere, come dire, riprendendo la raccomandazione dell'inizio, per essere anche da modello e da paradigma per nuovi ancora casi di successo. Direttore generale. Io credo molto nella coesione tra
esercenti sul territorio e che questi poi possano lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, che ritengo siano, a specifico la FIPE, ritengo siano, abbiano a disposizione degli strumenti che attualmente dagli esercenti vengano sfruttati al 30%, insomma, no? Ritengo che le associazioni di categoria debbano supportare in questo momento storico gli esercenti affinché gli stessi si calino in un nuovo sistema di fare impresa, no? Le difficoltà, diciamo, più quotidiane a cui gli esercenti sono soggetti sono difficoltà di carattere purtroppo attualmente economico, no? Soltanto un'organizzazione e una consulenza da parte di esterni può far sì che gli esercizi pubblici poi possano, in un certo senso, da un punto di vista economico, trovare il proprio equilibrio alla fine dell'anno solare. Purtroppo non basta soltanto la passione e la qualità del prodotto, ma bisogna fare i conti con i numeri poi a fine anno, no? Di conseguenza vi chiedo spassionatamente di usufruire di questi mezzi che le società di categoria mettono a disposizione per iniziare a fare impresa in maniera un po' più futuristica e quindi vedersi calarsi, diciamo, nel futuro. Lorenzo, allora, impegni operativi e messaggio, o viceversa, messaggio, impegni operativi con la FIPE e con il sistema delle associazioni aderenti. Allora, il messaggio per me, che effettivamente, riprendendo un po' quello che diceva il direttore generale poc'anzi, in questo momento di crisi è anche un momento di opportunità, per cui siate curiosi, perché io osservo che in giro la gente si inventa un sacco di cose. E quindi Picasso diceva: le persone intelligenti copiano, i geni rubano. Andate a rubare, io rubo idee ovunque vado, adesso mi andrò a fare un giro per rubare altre idee e applicarle. Quindi siate molto curiosi in questo periodo, soprattutto perché la conquista di ogni cliente in più è veramente una battaglia all'ultimo sangue. Per quanto riguarda la parte operativa, adesso stiamo sviluppando questo strumento che sarà, chiamiamolo una guida o uno strumento operativo per andare a offrire a tutti gli operatori, diciamo sia tradizionali che non tradizionali, ecco, una visione del futuro più futuristica di come oggi gestire un'attività millenaria come fare ristorazione possa andare al passo con i tempi, e quindi dove in questa guida ci saranno tutta una serie di strumenti e di idee su come portare avanti un'attività anche in un momento di crisi. Ci saranno grandi riferimenti alla parte del web, sicuramente come sfruttare il web anche per vendere i galletti piuttosto che per vendere le piadine, piuttosto che per vendere del sushi. E quindi, insomma, noi pensiamo che verso primavera inoltrata questo strumento comincerà ad essere disponibile e divulgabile. Ministro, se il direttore della FIPE vuole dare una chiusa, loro hanno soggetto qui. Prego? Allora, se il direttore della FIPE vuole dare una conclusione. Ho pensato di essere il presidente. Hanno già risorito. Allora, che cosa dire? Questo è un momento estremamente importante perché per la prima volta, diciamo, qui a Pordenone facciamo questo forum sull'innovazione. È stata una scelta mirata, ponderata, perché volevamo dare a questa fiera che inizia e che comincia a dare molta occasione a voi di rubare, andate a rubare, un taglio diverso. La fiera, anche in questo caso, si è adattata alle nuove esigenze. Guardate, non è solo business, ma anche business di consumers. Ieri c'è stato un grandissimo successo di folla e tutta questa folla ha capito, dai workshop che ha frequentato e da tutto il resto, l'importanza del settore della ristorazione, del ristoratore come mediatore tra il cibo e il cliente del ristoratore,
come colui che riesce a assicurare la qualità e la continuità dei cibi, perché i ristoratori, devono sapere i nostri clienti, sono degli specialisti dell'alimentazione, hanno quelle conoscenze, quelle metodiche, quelle tecnologie che non riesce ad avere il comune consumatore. E quindi il nostro messaggio in questa fine è stato: signori, affidatevi con grande fiducia alla ristorazione, perché dalla nostra ristorazione potete quelle soddisfazioni, quello che potete ricevere con lo status symbol, perché poi qualcuno quando va al ristorante non mangia, prende un pezzettino di status symbol, che magari da altre parti non potete più trovare, perché comprarsi una macchina adesso forse è una cosa molto molto più complessa di una volta. Grazie per essere venuti in questo. Chissà se dopo questa esperienza Lorenzo Farina si porta un po' di fucetti nel suo nuke a Viale Parioli, dove passi da casa.